Ma in verità mi piace molto cambiare, mi piace non presentare solo quello che posso rappresentare facilmente, e quindi mi sembra bello, mi sembra proprio mestiere d'attore al 100% quello di poter cambiare ogni volta, lo prendo come uno stimolo, una sfida, una possibilità di gioco. Ecco, io credo che noi ti abbiamo conosciuto come un'attrice molto seria, molto drammatica, e poi improvvisamente abbiamo scoperto questa tua verve brillante, ironica. Non so se ti sei meravigliata un po' anche tu di questa cosa. Ma devo ringraziare Ivan Cotronello. Non è che tu questa. Perché quando ancora io non ci pensavo, ha pensato per tutti i pazzi per amore che poteva essere giusto la mia partecipazione, e mi ci ha proprio buttato dentro. Avevo paura di stare appunto in un gioco di quel tipo, di quella lunghezza, perché non avevo mai avuto un'esperienza televisiva di quella serialità, e quindi c'erano tante cose di cui avevo paura. E in realtà è stata un'esperienza felice e mi ha dato il piacere di misurarmi con una lingua nuova che però mi appartiene, la vita mi appartiene, gli amici che mi conoscono lo sanno, però insomma dalla comicità magari spesso inconsapevole, la comicità consapevole, c'è un bel lavoro da fare, quindi per me è stato un grande lavoro, una grande possibilità anche poi di... Ma credo che abbia anche a che vedere con gli anni che passano, col prendersi meno sul serio, con il cogliere che con tutto l'orrore, le disgrazie, la possibilità di alleggerire non sia un pensare meno, sia una possibilità di vivere diversamente. Oggi presentando il film dicevi far ridere però è una cosa molto seria. No, non dicevo che ha dei temi di grande complessità, ma sicuramente di grande realtà, e è stato però disegnato come una fiaba. Per me è stato molto serio starci dentro, cioè la mia modalità è stata molto seria. Quando mi chiedevano chissà quanto ti sei divertita, no, io non mi sono divertita sul set, io ho sgobbato, ho cercato di stare in rapporto con una personalità fortissima come quella di Luca Medici, che di Cozzalone, che per cui dovevo stare tutto orecchie con tutti i pori dilatati per cercare di cogliere quello che lui faceva, che ogni volta era sempre diverso, e quindi c'era anche un valore improvvisativo in ogni ad ogni ciak, che scopro come un dato importante di lavoro per un attore. Non c'è un scopo, è chiaro che bisogna sempre rimanere in ascolto e lo si fa sempre, però con quella modalità quasi all'antica italiana di improvvisazione io non l'avevo sperimentata, e quindi è stata una grande esperienza. Quando si recita accanto a un personaggio così debordante come appunto del Cozzalone, il rischio è quello di restare un po', come dire, soffocati. Ecco, avevi intuito che la dottoressa Sironi potesse invece così colpire in maniera così forte l'immaginario del pubblico? Ho letto il copione naturalmente prima di entrare nel gioco, e la storia mi ha molto divertito, mi è sembrata molto ben scritta. Io colgo che nell'antagonismo tra i due c'era il fulcro, il motore dell'azione. Detto questo, era un rischio, potevo assolutamente fallire, tranquillamente fallire, e quindi non, insomma, ho provato e mi ci sono buttata. La mia impressione, lo dicevo oggi presentando il film, è che il personaggio ricorda un po' Crudelia De Mon. Ma che bello, mi sarebbe tanto piaciuto fare Crudelia De Mon, è bellissimo. Poi dicono quanto è cattiva Cecilia Sironi, la dottoressa Sironi. In fondo, io dicevo anche sul set, è una vittima,
perché come tramortita dalla furia spietata di Checco Zalone, per cui io veramente ho cercato di sopravvivere, Ma insomma, fare dei personaggi anche così grottescamente negativi credo che sia divertente. Ma non è